Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qua su Gaming Galaxy, sul nostro canale. E vi ricordo sempre che se non siete iscritti, cliccate il tasto iscriviti, a noi ci farebbe un sacco di favore. E se invece siete già iscritti ma non avete attivato la campanella, ricordatevi di farlo per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Ricordatevi sempre che io so chi siete e vi spingo dentro i buchi neri delle nostre galassie. Iscrivetevi! Dai, bando alle ciance! Update 1.0, oggi la streaming 1, ci saranno diverse stream, l'hanno detto, per quello che andrà a svolgersi, che ci è stato scritto nella roadmap. Iniziamo con tre contenuti molto particolari, il Legendary Content, i Prestige Reward e gli Economy Change. In realtà non è un Economy Change vero e proprio, ma hanno fatto alcune modifiche che mi sono piaciute, sinceramente mi sono molto piaciute. Altre che non influiscono letteralmente sul gioco in sé, ma vanno a introdurre in pratica le microtransazioni in questo gioco. Mancavano le microtransazioni, sinceramente non fanno alcun effetto in game, ma vi danno solo la possibilità di poter comprare realmente tutte le varie minchiatine che ci sono. Iniziamo con l'introduzione dei Legendary Weapon, quindi delle skin particolari delle armi che noi troveremo. Quando andiamo a comprare le armi in un link a parte, quindi in una pagina a parte, costeranno uguali, ma si potranno sbloccare, ve lo spiegherò, in una determinata maniera. Iniziamo con il coltello che vedete, il Reaper's Arm, carino, devo dire, decisamente fatto bene. Non mi è dispiaciuto per niente vederlo mostrato per primo. Beh, che dire, sicuramente sarà un bel oggetto, peccato che non si può tirare su dai cadaveri da terra, quindi questo una volta che si ha, punto e basta. Come secondo oggetto invece la dolce, questa sarà divertentissima da rubare dai cadaveri a terra. La dolce che sinceramente, a parte il calcio dell'arma, che sinceramente potevano farla un pochino meglio, l'arma in sé è bellissima, nera, blu, anzi blu quasi oltremare, con tutta la skin, quindi tutti i dettagli in oro, è veramente veramente fatta bene. Si chiama Bad Blood, quindi è la nuova dolce, costerà uguale all'altra come ho detto prima, ma potrete trovarla solo esclusivamente nelle skin leggendarie. Altra arma che hanno fatto vedere è la Caldwell Conversion Pistol, che si chiama The Pearl. Devo dire, anche questa è una bella skin. Anche qua il calcio delle pistole non gli vengono un cazzo bene, però comunque brutta non è sicuramente. Altra armettina, che questa invece mi piace in generale in tutto, che è la Nagant Officer, la M1895, si chiama Undertaker Sally. Già il nome è bellissimo perché Undertaker, ragazzi, cioè, sappiamo tutti chi è, ma comunque sia, la pistola in sé è molto molto bella, devo dire molto ispirata a questa, invece stavolta anche il calcio gli è venuto bene. Bene, passiamo invece, loro l'hanno chiamato Rifle. Vacca Madonna, è un fucile a pompa, è la doppietta, ma va bene, ok. Il Caddle Arrival che si chiama Allison, bellissimo, devo dire anche questo molto molto bella come skin. Spero in realtà di trovarla perché io questo lo usavo parecchio tempo fa e mi piacerebbe riprovarlo qualche game. Questa invece è la skin più brutta che abbiano mai prodotto in un videogioco. Scusate se rido perché ancora penso a Slade in TS che mi dice: ma questo che cazzo ha fatto? È una zebra con le mestruazioni. Il Vertelli è una zebra con le mestruazioni. Porca puttana. Ma chi cazzo l'ha fatta sta skin? Ma almeno dei colori simili l'uno con l'altro, no? No. Vabbè, Pioneer's Blood. Spero che voi non usiate il Vertelli e che non vogliate questa skin perché veramente se lo fate avete veramente dei gusti orrendi. Ora si passa al Winfield, che ha una skin che si può ottenere solo ed esclusivamente al livello 50 di prestigio, almeno così hanno detto, e anzi si ottiene sicuramente a livello 50 di prestigio. Io non so chi abbia livellato, fatto 50 prestigio, un matto omicida. Io sinceramente sono arrivato al secondo prestigio e mi sono rotto i coglioni di farlo. Comunque, questa è la skin del Winfield, veramente bella, nero e oro classico, molto molto ispirata, molto molto bella. Si chiama 50 Laurels. Ultima skin invece, e questa si ottiene sicuramente a livello 100 di prestigio, ve lo ripeto, a livello 100 di prestigio, sono i Mosinagant. Ovviamente, dei centenari, chiaramente, come potete vedere anche sul calcio c'è scritto, anche nelle decorazioni c'è scritto 100, è veramente una skin della Madonna. Spero si possa sinceramente comprare perché il Mosi è una delle armi invece che uso più spesso e di conseguenza averla con questa skin sarebbe veramente, veramente figo. Andando avanti, hanno presentato i Legendary Hunters.
Il primo, Legendary Hunters, è Carcass Gunrunner. Sinceramente mi fa un po' cagare sta skin. Veramente, veramente non ispirata. Dovrebbe essere il macellaio. Ok, quindi è una skin ispirata al Butcher, quindi al macellaio. Non mi dice assolutamente nulla. La camicia blu, veramente un pugno in un occhio, soprattutto pensandola in game, dove stare infrascati con una camicia blu e un cappellino e la pipa sicuramente non fa un bel effetto e si è particolarmente sgamabili. L'altro invece, questa invece mi è piaciuta particolarmente, The Reverend, ovviamente il reverendo, una skin veramente azzeccata, ispirata ovviamente a Healing Water Church, ed è il reverendo, il classico reverendo, skin molto bella, secondo me sarà anche particolarmente una rottura di coglioni, soprattutto nelle mappe notturne dove veramente è tutto completamente nero e l'unica cosa che si vede, potrebbe vedersi, è la pelata, ma anche lì sono veramente incerto. Terza Legendary è lo sceriffo Hardin. Allora, sicuramente è ispirata alla mappa nuova, perché è una skin che è ispirata alla mappa nuova. Comunque ogni skin loro hanno introdotto della lore per far sì che abbia un senso questa cosa. Skin dello sceriffo, non è sicuramente ispirata a questa skin, è la classica skin da sceriffo del periodo cowboy e di conseguenza questa ci siamo presi. Come ultima skin invece, The Night Seer è più o meno tipo lo sciamano. Io lo chiamerei lo sciamano, perché è il Blood Cult, ok? Hunters a Blood Cult, quindi sì, diciamo che è lo sciamano, lo stregone, chiamiamolo come cazzo si vuole. Sicuramente è una skin che durante le mappe con la nebbia dirà la sua, perché chi ha questa è più o meno invisibile, considerando che tutto bianco nella nebbia è veramente, veramente invisibile. Queste skin si ottengono ovviamente tutte, anzi quasi tutte, per quanto riguarda con lo stessa metodologia, con le armi, quindi o prestigiando, quindi ogni volta che noi prestigeremo, adesso ve lo faccio vedere, ogni volta che noi prestigeremo potremo scegliere se avere $2000, un boost di XP o una random regental item, oppure potremmo comprarla tramite i nuovi soldi che vanno a integrarsi, che si chiamano Blood Bonds. I Blood Bonds si possono ottenere non soltanto prestigiando, ma anche sbloccandoli tramite i reward dati dal libro degli armamenti. Libro degli armamenti di cui bisogna fare un grosso discorso, ma andiamo un attimo prima di tutto a vedere gli economy change. Allora, gli economy change in pratica funziona così: la progressione, ci saranno due tipi di progressione, uno lineare, che è quello che abbiamo attualmente, quindi attualmente noi sblocchiamo le armi tramite la bloodline e di conseguenza possiamo prenderne o comprarne sempre di nuovo in base alla bloodline. L'altra invece progressione sarà invece tramite il player, quindi sarà il player a decidere che armi sbloccare in base a quelle che lui ha già sbloccato. Faccio l'esempio stupidissimo, loro ne hanno fatto uno, noi abbiamo tranquillamente la Nagant normalissima e per la progressione noi potremo sbloccare tutte le Nagant di seguito, se ci interessa. Se non ci interessa potremo passare per esempio alla Cadwell e passare poi all'Uppercut. Quindi non avremo più una progressione lineare data dal gioco in sé, ma avremo una progressione magari sulle armi solo e esclusivamente che noi andiamo a utilizzare. Chi utilizza il Mosi sbloccherà il Mosi e tutte le sue varianti. Chi userà, che ne so io, i vari Cadwell, sbloccherà tutte le Cadwell, chi usa le Nagant, eccetera eccetera. Questo è una buona introduzione e il player potrà quindi concentrarsi su quello che lui usa normalmente. Secondo me è un'introduzione bellissima, potevano anzi lasciare solo questa variante e togliere quella lineare. Devo dire che questo è un bel upgrade, sperando che funzioni poi e che non sia buggato come al solito. Per quanto riguarda invece le armi, come vi dicevo io, nell'immagine che voi state vedendo, in pratica loro ci hanno fatto vedere il libro degli armamenti. Il libro degli armamenti in cui noi, in questo caso, abbiamo sbloccato il Mosin Nagant normalissimo. Quindi lo sblocchiamo, ok, nella Bloodline, vedete, rank 1, ok, quindi noi lo sblocchiamo istantaneamente come fucile che andiamo ad utilizzare, e poi più lo utilizziamo, quindi più lo utilizziamo, più noi sblocchiamo i rewards e i Mosi alternativi, quindi tutte le sue varie varianti. Questo fa sì che se noi utilizziamo per esempio soltanto il Mosi
iniziale, quindi questo qua del rank 1, andremo a sbloccare, e ogni volta che lo useremo andremo a sbloccare dei rewards che ci daranno i Blood Bonds, che potremo utilizzare per comprare le skin. Se noi invece passeremo a un altro modi, dovremmo ricominciare da capo. In pratica noi possiamo masterare una determinata solo arma, oppure non masterarla ma sbloccarla per poi poter andare a sbloccare la variante che ci interessa. Questa è una cosa sinceramente molto bella, che introduce veramente una bella variante in gioco, perché non bisogna per forza arrivare al livello 100 e quindi ha un senso prestigiare, ok, che ho la possibilità di riutilizzare le armi o comunque poco dopo le armi che utilizzo normalmente, e quindi prestigiare magari ha un senso poterlo fare. Questa è l'unica, secondo me, alternativa e l'unica incipit, o come cazzo si dice, una spinta per chi è a livello 100 come me e non vuole prestigiare perché ha già tutte le armi. Andiamo a vedere comunque il prestige reward, ve l'ho già detto prima. Per quanto riguarda i due prestige reward fissi, sono prestigio 50 e la variante leggendaria del Winfield, mentre al 100 è la variante leggendaria del Mosinagant. Bene, i reward sono ovviamente tutti i prestige reward per chi ha già prestigiato 3, 4, 5, 10, 20 volte sono retroattivi, quindi vi verranno dati 20 premi, sceglierete voi probabilmente quando introdurranno la patch, e ovviamente per chiunque sia arrivato a livello 50 gli sarà già dato, oltre i premi della reward del prestigio, anche il Winfield leggendario. Per quanto riguarda invece i Blood Bonds, che è diciamo l'ultima cosa da dover guardare, si possono sbloccare ovviamente le leggendarie, quindi tutte le skin leggendarie, comprensivi di Hunter e di armi, che a detta di loro verranno messe tutte le skin leggendarie, e in più ci saranno ovviamente dei gameplay con gli Accolided Cards. In pratica potremo prendere i Blood Bonds tramite le carte che noi abbiamo alla fine di ogni missione. Quando probabilmente le prenderemo oro ci verranno dati dei Blood Bonds. Per quanto riguarda invece chi non vuole aspettare, non vuole giocare, può comprarle direttamente con le microtransazioni. Questa è una cosa che hanno voluto introdurre, sicuramente costando così poco il gioco, avere qualcuno che gli compra determinate cose e comunque con le microtransazioni fa sì che possano magari prendere qualcuno per lavorarci sopra e pagarlo, non come è successo qualche tempo fa in cui la gente se ne andava dalla Crytek perché non veniva pagata. Comunque, mentre per quanto riguarda le convenience features che si prendono sempre dai Blood Bonds, possiamo praticamente comprare degli slot Hunter addizionali. Noi in questo caso ne possiamo reclutare 5, potremmo arrivare fino a 8. E inoltre potremo, sempre con i Blood Bonds, poterli rebuffare. Quindi noi possiamo togliere tutti i punti che loro hanno preso, se per caso sono a livello 25, e ridistribuirli un po' come cacchio vogliamo noi. Quindi secondo me anche questa è un'ottima cosa. Per quanto riguarda invece i contenuti leggendari, ovviamente si potranno sbloccare, come ho detto prima, tramite il prestigio. Si potranno sbloccare e comprare tramite Blood Bond, prendendoli ovviamente dalle carte, quindi giocando costantemente, oppure andandoli a pagare, quindi comprare. Per quanto riguarda invece i contenuti leggendari, noi potremo... Allora, in pratica noi avremo la lista delle armi da poter comprare, e se avremo una skill leggendaria avremo un'altra lista a parte dove poter prendere quell'arma, quindi comprare quell'arma leggendaria. Non vi costerà diversamente da quella normale, quindi voi potrete prendere la versione normale o leggendaria come più vi pare e piace. Ovviamente se verrete uccisi la perderete e dovrete ricomprarla come tutte le armi di questa cosa. Stessa identica cosa vale per gli Hunter leggendari, quindi se ve li ammazzano in game voi comunque li continuate ad avere, ma in un'altra pagina li comprerete come avete fatto all'inizio. Vi ricordo inoltre, che in live è stato detto che adesso tutte le armi saranno pulite, quindi anche gli scope saranno puliti, non avranno più il mirino rotto, e questo è un grosso problema secondo me, perché adesso spopoleranno. Avranno il mirino rotto e le armi si sporcheranno come sono attualmente solo ed esclusivamente se noi le raccogliamo da terra. Quindi se noi andremo a raccogliere da terra un'arma, avremo un'arma di contrabbando
sporca, quindi con una skin particolare, mentre se noi la compriamo dall'inizio del game l'arma sarà pulita e integra. Questa è una bellissima cosa, e in più avremo anche ovviamente dei premi ulteriori se noi andremo ad uccidere degli hunter leggendari o andremo a rubare delle armi leggendari. Queste ci verranno date come card in fondo a fine della missione, e ci verranno dati dei punti, non ho ben capito se ci danno dei blood bonds, dei punti extra, dei soldi. Questo sinceramente non l'hanno detto. Ultima cosa, e giuro che chiudo qua, non vi rompo più le balle, la Cadwell Conversion Pistol, la Chain Pistol ovviamente, che si chiama Il Benefattore, tutti coloro che hanno comprato il gioco ovviamente l'avranno invece questa in regalo. Credo che questa patch verrà messa qualche giorno, ok, se non direttamente stasera sul test server, plausibilmente andrà domani o comunque entro la fine della settimana. Dovrà passare plausibilmente 2-3 settimane per avere il via libera sul live, e poi ce la porteranno plausibilmente in live. Noi comunque attendiamo le altre stream, che dovrebbero essercene dalle 3 alle 4, per sapere che cos'altro hanno fatto e che cos'altro porteranno a breve in game. Bene, con questo è tutto, spero di esservi stato utile. Se ho sbagliato qualcosa, dimenticato qualcosa, scrivi mettetelo nei commenti per favore, perché sono tutte cose che vado a memoria guardando le immagini, e noi ci rivediamo la prossima volta o in game. State ben attenti e accorti. GG a tutti quanti.